Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha visitato stamattina il Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche Galassin di Isnello, sulle Madonie. Nella sede dell'osservatorio, il governatore, accompagnato dall'assessore regionale all'ambiente Elena Pagana, è stato ricevuto dal primo cittadino Marcello Catanzaro e ha incontrato altri sindaci del comprensorio e un gruppo di tecnici per fare il punto sull'iter dell'installazione del telescopio FLAIA e dell'Agenzia Spaziale Europea, su Monte Mufara. Presenti anche il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente Patrizia Valenti, il commissario straordinario del Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone, il presidente della Fondazione Galassin Giuseppe Mogavero, l'astrofisico Alessandro Nastasi, il presidente di IAI Group Gianpietro Marchiori e l'amministratore di Susvima Alessandro Ficile. È acceso perché è evidente che dopo aver fatto tanto sarebbe paradossale non sforzarci in un'opera di definizione di quest'opera strategica. Quindi da parte della Regione naturalmente vi è il massimo coinvolgimento su quest'opera che porterà anche, come diceva lei, il turismo scientifico. Perché noi puntiamo sulle Madonie, molto su questo, al di là del contributo che daremo a quella che è la sicurezza internazionale con quest'opera. Si parla da moltissimi anni di quest'opera. Credo che sia giunto il momento in cui effettivamente si possa realizzare. Incontreremo delle difficoltà, incontreremo magari delle risorse più legittime da parte del territorio, faremo la nostra parte. La norma ci consente, una volta approvato e provato, il progetto di trasformarlo automaticamente in strutture di interesse nazionale. Questo ci consentirà delle velocizzazioni in quelle che sono le procedure amministrative.